Buongiorno a tutti. Spesso sento parlare di tendine d'Achille, di tendinite achillea, di fantomatici rimedi per la tendinite achillea. Innanzitutto dobbiamo dire che cos'è il tendine d'Achille, dobbiamo capire che cos'è e dobbiamo vedere come risolvere il problema definitivamente, perché molti usano pomate, pomatine, terapia strumentale, quindi macchinette come ultrasonoterapia, telecarre e altro, e non risolvono poi un granché, sono costretti a sospendere la propria attività sportiva, addirittura ad abbandonarla definitivamente, o vanno incontro alla rottura del tendine d'Achille, che è abbastanza frequente negli sport dove c'è una grande propulsione. Allora, vediamo un po' di verità sul tendine d'Achille e sulla tendinopatia achillea, che è un termine più proprio, diciamo, per definire i problemi al tendine d'Achille. Il tendine d'Achille che cos'è? È un tendine, appunto, connette un osso, in questo caso il calcagno, a che cosa? Al tricipite della sura, che è il polpaccio, voi chiamate volgarmente polpaccio, formato da i due muscoli superficiali che sono il gastrocnemio, quindi laterale e mediale, i polpacci. È un muscolo più profondo che appunto il soleo. Tutti e tre insieme vanno a formare il tricipite della sura. Questo muscolo si inserisce sul calcagno. Durante la propulsione da che cosa è prodotto? Cioè andare sulla punta, dalla contrazione del polpaccio e viene trazionato verso l'alto il tendine d'Achille. Ora c'è da capire questo, che i rimedi popolari su che cosa agiscono? Sono popolari quanto inefficaci? Vedono la soluzione nel far guarire in qualche modo questa infiammazione e quindi bombardano con terapia strumentale, massaggi, stretching, altro questo tendine d'Achille, spesso facendo peggiorare la situazione. Quello che si deve capire nelle tendinopatie achillee è che sono un processo multifattoriale. Innanzitutto c'è da vedere la precisione del movimento che l'atleta ha oppure non ha. Molti, ad esempio, corridori corrono in questo modo, in iperpronazione, e anche con una scarpa che va a correggere la pronazione, hanno un piede dentro che fa sempre questo gioco. Con questo gioco qui praticamente si producono delle forze di taglio progressive sul tendine d'Achille e quindi prima o poi si giunge all'infiammazione prima, alla degenerazione poi, alla rottura alla fine. Quindi bisognerà correggere il ciclo durante la corsa, cioè il ciclo del passo prima e durante la corsa poi, e andare ad agire attraverso esercizi per ripristinare questa precisione. Altri atleti, altre persone, hanno problemi per quanto riguarda l'equilibrio elettrolitico e quindi, ad esempio, non hanno una sufficiente integrazione col magnesio, che è molto importante per regolare lo stato di contrazione basale del muscolo a riposo. Quindi diciamo, il polpaccio si va ad accorciare, diciamo, uno stato di contrazione basale aumentato e traziona sempre questa molla che è il tendine d'Achille e lo fa andare incontro a infiammazione e degenerazione. Altri problemi quali sono? Sono legati al ciclo del sonno. Il ciclo del sonno è molto importante per regolare sia il tono muscolare che la precisione del movimento. E sì, appunto, per andare incontro a infortuni del tendine d'Achille è molto facile, basta non riscaldarsi a sufficienza e dormire poco in maniera, diciamo, con scarsa qualità del sonno. Tutti questi problemi vanno a sommarsi e vanno a determinare delle lesioni progressive di questo tendine. La soluzione quindi non consiste nel bombardare il tendine, ma nel lavorare sulla precisione del movimento. Altre cose sulle calzature, spesso impropriamente si vanno a mettere delle talloniere all'interno della scarpa. La talloniera fa stare in un primo momento bene perché va ad accorciare il tendine, non si effettuano forze di trazione, ma aumenta la rigidità del tendine e le forze di taglio e inoltre va ad accorciarsi il tendine, quindi quando quella si va a togliere peggio ancora e non è una soluzione. Le scarpe troppo morbide, al contrario di quello che si pensa, vanno
vanno ad incrementare, diciamo, le forze compressive sul tendine d'Achille, poiché il muscolo va ad alterare il proprio stato di contrazione basale, proprio perché la scarpa è troppo morbida e quindi si va a regolare. E quindi non sono una, diciamo, una soluzione. E neanche le scarpe appunto che controllano la pronazione o col gel nel retropiede, perché se un atleta ad esempio un ciclo errato durante la corsa e urta ripetutamente in questo modo, è normale che andrà a dei danni, oltre che a tendine d'Achille, andrà a dei danni sul calcagno, quindi con spine calcaneari e altri problemi. Quindi la soluzione sta nella correzione del gesso, nella correzione delle abitudini errate di vita. Ad esempio, il fumo e l'alcol possono far peggiorare drasticamente una tendinopatia achillea, e nell'agire sul complesso muscolare più che andare a bombardare il tendine inutilmente. Questo è quello che c'è da sapere sul tendine d'Achille come risoluzione del problema, risoluzione pressoché definitiva se si applicano questi consigli e si è seguiti dal fisioterapista in maniera programmatica, altrimenti si andrà soltanto ad agire con dei sintomatici, quali bustine antinfiammatori, ultrasuoni, tecarterapia e altri rimedi che sono efficacissimi magari nel breve termine e che danno anche un senso di sollievo al paziente, ma stanno soltanto posticipando quella che sarà una probabile rottura del tendine. E questo è quanto.